Ehi italiani, benvenuti in un nuovo video di Iron Nerd 96. Proprio stasera ho visto delle notizie riguardante i rumors in casa Marvel e visto che stavo senza fare niente, ho detto devo fare un bel video per informare ormai il mio popolo che sono andate bene le aspettative, perché ragazzi siamo ormai più di 4.000 e vi darò sempre grazie, non finirò mai di ringraziarvi perché siete fantastici e mi regalate tantissime emozioni e mi fate sentire bene, perché devo dire che avere un canale YouTube dopo un anno, avere già così tanti iscritti, significa che veramente riesco a darvi delle notizie veramente golose e delle notizie che riescono, diciamo, a solidificare il vostro palato, perché andiamo incontro alla primavera e anche quest'anno c'è il Comic Con. Naturalmente mi vestirò dal nostro Tony con il casco che c'è qui dietro di me e giustamente ora vi vado, fatta questa piccola premessa, il 14 febbraio vi ricordo che è San Valentino, ma oltre che San Valentino è anche il giorno di Madame Web, quindi andrò al cinema a vedere naturalmente i film di Madame Web, perché ne voglio parlare con voi e voglio dire cosa del film mi è parso, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. Però tralasciando questa piccola cosa, vado a parlare delle notizie che riguardano il mondo Marvel in alcune serie che sono già uscite. Naturalmente vi vado a parlare di Daredevil Born Again, serie che è stata vociferata, serie che si farà intorno al 2025, serie che vedrà il nostro Matt Murdock, il diavolo del Kitchen, collaborare secondo me con il nostro Spider-Man, perché Wilson Fisk diventerà il capo di New York. Devo dire che Daredevil Born Again, che dovrebbe inizialmente avere 16 episodi, ma è stato vociferato, rumore ufficiato, che ne avrà 14. Devo dire che la scelta non mi dispiace, ma non mi fa nemmeno stare sereno, perché una serie come Daredevil Born Again, secondo me, deve avere più episodi, cioè deve avere 18, ma anche più episodi, perché comunque l'arco narrativo di questo personaggio, secondo me, appunto, perché ci sono anche altri personaggi che ormai le loro serie Netflix sono diventate canoniche, mi aspetto che sicuramente avranno una serie di lunga durata. E devo dire che non mi sorprenderei che nella serie di Daredevil Born Again vediamo anche la nostra Jessica Jones, Luke Cage, tutti quei personaggi che non erano ca canonici nel Marvel Cinematic Universe. Andiamo avanti, perché dopo Daredevil Born Again, naturalmente non possiamo dimenticarci del nostro Moon Knight, che fra l'altro anche il Funko Pop che sta lì dietro di me è Moon Knight o Mr. Knight, chiamatelo come volete. Si vocifera che stesso il protagonista abbia chiamato gli sceneggiatori per fare una seconda stagione di Moon Knight. Diciamo che l'idea non mi è apparsa, perché comunque She-Hulk non si farà la seconda stagione, è stata vociferata dalla stessa attrice, però devo dire che Moon Knight è veramente un personaggio che a me non ha disprezzato. Certo, la serie c'è poco da dire, perché inizia bene, mi è piaciuto l'inizio, mi è piaciuta la parte centrale, però naturalmente si va a perdere nella parte finale del film. Devo dire che mi dispiace, perché Moon Knight è veramente un personaggio che nei fumetti Marvel ha collaborato con diversi, diciamo, Blade, ha collaborato con diversi personaggi molto molto importanti, e quindi mi aspetterei che comunque appunto la seconda stagione si faccia, anche perché il personaggio sarebbe, secondo me, lo vedo bene nei Midnight Sun, film che comunque va ad includere tutti quei personaggi del sottobosco Marvel, come appunto Blade, come appunto Lycanthropus, come appunto Moon Knight. E quindi devo dire che anche questa cosa qui, sinceramente, sono curioso di vedere se faranno anche la seconda stagione, casomai finire con Moon Knight che segregherà a questo gruppo, diciamo, di supereroi come Midnight Sun. Ma andiamo avanti, perché dopo Moon Knight un'altra notizia che secondo me è molto molto confortante è quella su Agatha Harkness, ovvero la nuova serie della nostra strega di Malem, che abbiamo visto già in WandaVision con la Scarlet Witch, che dovrebbe, come dicono i rumors, finire la storia dei bambini, appunto, che Billy e Sam, che abbiamo visto nella serie di WandaVision. La cosa anche qui mi fa molto piacere, anche se, come ho detto prima, Moon Knight e Agatha Harkness sono due personaggi che comunque non è che stanno tra i miei 10. Sono molto curioso cosa ci diranno con Agatha Harkness. Sono convinto, nessuno me lo toglie dalla testa,
che nel Agatha Harkness sicuramente vedremo l'apparizione di Scarlet Witch. Scarlet Witch che sappiamo appunto essere scomparsa dopo i fatti di Doctor Strange, Multiverso della Follia. Però sono convinto che comunque in un qualche modo la faranno ritornare. Bisogna vedere il come, bisogna vedere il quando e bisogna vedere cosa questo personaggio ancora andrà a dire del Marvel Cinematic Universe. Naturalmente Scarlet Witch mi piacerebbe che la Marvel farebbe un film solo su di lei, perché comunque Scarlet Witch è un personaggio che secondo me ancora oggi tira, un personaggio che comunque ha delle abilità che vanno ad accozzare con della magia come appunto Doctor Strange. Sono molto contento se un giorno la Marvel deciderà di fare un film tutto per sé, perché comunque la Wilson, cioè Elizabeth Olsen, veramente è un'attrice che ammiro. Ho stimato in questi anni nel Marvel Cinematic Universe che prima non conoscevo, e quindi devo dire che sinceramente a me la cosa non mi dispiace affatto. Ma andiamo avanti, perché naturalmente dopo queste notizie su Daredevil, sull'Agatha Harkness, su Moon Knight, vi vado a parlare di una notizia che secondo me vi farà molto contenti, perché appunto si vocifera che Kang in Secret Wars Wolverine e Deadpool avranno a che fare con gli Spider-Man visti nel Marvel Cinematic Universe. E devo dire che se la notizia verrà confermata poi più avanti, è una cosa che sinceramente è molto bella e sono molto curioso, perché immaginatevi il nostro Spider-Man di No Way Home, il nostro Tom Holland che va ad interagire con Wolverine di Hugh Jackman, oppure va ad interagire con appunto il nostro Wade Wilson Deadpool. Intanto sono sempre per fare un recap, sono uscite tantissimi video, tantissimi diciamo photart di Deadpool 3 che si previsto, cioè che uscirà intorno al periodo di luglio. Devo dire che quando escono quest'arte e vedo Deadpool che abbraccia Wolverine, sono molto curioso di vedere questo film cosa ci dirà e cosa accadrà. Naturalmente sono tutte ipotesi quelle che vi sto dicendo, perché non so nulla di vero, ma sono solamente dei rumors vociferati, dei rumors detti che naturalmente, se veramente accadono, sono molto contento. Diciamo che Midnight Sun è un progetto che si vocifera da tanto tempo, perché se voi ci fate caso e fate la conta di chi sono i Midnight Sun, li abbiamo nei fumetti, ma non soltanto nei fumetti, ma li abbiamo anche nel mondo Marvel, perché Blade è un film che è stato già risciuttato, è stato già, diciamo, cioè deve uscire. Moon Knight comunque è un personaggio che già c'è. Naturalmente abbiamo anche altri personaggi come appunto i Midnight Sun, e sono molto contento se la Marvel farà una serie su questi personaggi. Poi comunque rivedere la Scarlet Witch di Olsen nei progetti futuri, si vocifera di appunto di Nova, con altro personaggio che andrà a collaborare addirittura con i Fantastici 4. Quindi diciamo che anche se mancano dei prodotti in casa Marvel, ci sono sempre dei rumors che è bello dirveli a voi, perché comunque sono delle teorie che ci facciamo noi fan, che però molte volte ci hanno azzeccato, molte volte non ci hanno azzeccato, però comunque io ho il dovere di dirvelo, perché comunque sono tutte notizie che hanno secondo me un briciolo di senso. Poi ultimamente si sta parlando sempre di Deadpool, perché comunque Deadpool è un personaggio che tira, un personaggio che vuoi assolutamente vedere nel Marvel Cinematic Universe, e comunque è un personaggio che vuoi o non vuoi deve sicuramente avere qualcosa di molto importante all'interno del suo film, perché ricordiamo che Deadpool viaggerà all'interno del multiverso, viaggerà all'interno appunto di diverse realtà alternative. Sicuramente si sconderà, anzi non dico farà amicizia, perché non penso che Deadpool faccia amicizia, ma sicuro Deadpool ucciderà altre varianti in casa Marvel. Quindi sono molto molto prosperoso e contento di cosa Deadpool 3 ci dirà quest'anno al cinema. L'altra notizia in casa Marvel sono queste qui. Ah, poi ho letto anche di sfuggita che forse la Marvel vuole fare una serie sul personaggio di Wilson Fisk, ovvero il nostro Vincent D'Onofrio Kingpin, che anche lì come Marvel Legend l'abbiamo visto già in Echo, l'abbiamo visto già in Occhio di Falco. Non mi sorprenderei se
a guidare Sinister 6, ma a guidare, diciamo, Scorpion e tutti gli altri personaggi in casa Marvel fosse proprio lui, la cosa non mi sorprenderebbe e sarei molto contento se la Marvel deciderà di farci una serie tutta su di lui, perché diventando canonica la serie di Netflix che trovate su YouTube, non mi sorprenderei che anche lui, diciamo, il personaggio lo porteranno avanti. Poi appunto per farlo vedere in progetti futuri e addirittura in Spider-Man 4, come vi sto dicendo da un po' a questa parte. Ma queste sono tutte notizie, rumors che ho letto, che appunto ho detto mo faccio un video perché secondo me sono delle notizie che hanno il loro senso, cioè hanno il loro senso e sono tutti personaggi che sinceramente voglio vedere su grande schermo. Perché ricordatevi una cosa molto importante, che nei film Marvel, come accade anche nei fumetti, se voi non vedete un corpo, diciamo, esanime a terra, quindi non vedete il cadavere, il personaggio non è mai morto, non è mai morto, come appunto è accaduto con Winston Fisk, come è accaduto anche in altri progetti, e sono stato molto contento di rivedere anche Echo, anche in forma di flashback, il nostro Occhi di Falco. Echo che reputo una serie che mi ha intrattenuto, una serie che sinceramente rivedrei, e peccato che dobbiamo aspettare a luglio per il prossimo progetto in casa Marvel, perché a luglio si uscirà Deadpool, mentre gli altri progetti purtroppo sono stati tutti quanti rimandati di qualche mese, qualche anno, e la cosa mi dispiace perché avere dei progetti in casa Marvel di cui poter, perché la cosa più bella dei film Marvel non è tanto il film in sé, certamente, ma anche l'attesa, le teorie. Mi ricordo quando all'epoca usciva Spider-Man No Way Home, quante teorie si sono fatte, quante veramente cose si sono dette, e già Madame Web, per esempio, è un film che sono molto curioso di vedere dove la Sony vorrà andare a parare, perché comunque ci sono delle piccole cose, per esempio è uscita anche una foto dal set di Madame Web con una ragnatela, chissà a quale universo, addirittura già sono uscite delle teorie che vedono Madame Web con il personaggio appunto di Andrew Garfield che abbiamo visto in Nove, quindi pensate già alle teorie per una semplice ragnatela. Ma naturalmente per stasera è tutto, questi sono dei rumors che giustamente volevo farvi avere, volevo dirvi. E ragazzi, noi come sempre ci vediamo in prossimi video, in prossime live, non vi preoccupate perché il vostro Ronald 96 ha sempre delle, diciamo, notizie per voi. Cos'altro dirvi? Siete sempre la mia forza. Dai, ora raggiunti 4.000 iscritti, si punta ai 5.000, e se anche riusciamo a raggiungere i 5.000 iscritti, cioè veramente in quel caso lì non saprei come altro ringraziarvi e come altro dirvi che siete meravigliosi e fantastici, perché veramente arrivare dopo un anno e mezzo di canale a 4.000 iscritti è una cosa che sinceramente non mi sarei aspettato. Dal covo di IronNerd96, dal vostro Tony Stark è tutto, noi ci vediamo in altri lidi, in altri dove, e speriamo che, perché poi l'11, attenti che uscirà il primo trailer ufficiale di Deadpool 3, e lì una bella live con l'analisi e cosa ci ha detto il trailer. Ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video, è tutto, vi voglio bene, 3000, ciao ragazzi, dal covo di IronNerd96.